eccezionali, aveva consentito l'irripetibile incontro di un giornalista con una comunità di claustrali, non per questo doveva ritenersi lecita la più intima delle violazioni, cioè il superamento delle grate di ferro che dividono da secoli le volontarie recluse dal resto del mondo. Gli operatori della RAI fecero passare attraverso grate e ruote quelle apparecchiature che dovevano permettere la documentazione della vita più segreta del monastero. Tutte le riprese sonore effettuate negli ambienti della clausura stretta sono infatti opera delle monache stesse, sommariamente istruite sull'uso delle attrezzature tecniche. La Radio Televisione Italiana presenta. Clausura di Sergio Zavoli. Musiche di Ildebrando Pizzetti. Questo è un clamore di Dio oggi e sempre. Amen. Si dispongono di fronte alla porta, poiché Dio l'ha permesso, fra poco la vedranno aprirsi. Il Carmelo si sveglierà alle 4:30. Ancora 30 minuti di buio e di silenzio, simili al nostro buio, al nostro silenzio. Adesso in ginocchio si lavano in un catino di terracotta, poi reciteranno le ore canoniche e infine si comunicheranno attraverso la grata per subito tornare donde erano venute. Dice la regola: stia ognuna nella propria cella o in vicinanza di essa, meditando dì e notte la legge del Signore e vegliando in orazione. Qui oggi entrerà una probanda e noi vedremo la porta aprirsi e subito chiudersi. Non si volterà più. Ha già salutato genitori e fratelli. La priora le impone in mano un crocifisso. Dovrei rinunciare alle gioie umane più lecite, alla famiglia, al profumo del bosco, del mare, alla libertà di andare, di vivere, di cantare a tuo piacere. Figlia, cosa sei venuta a fare qui? Signore, tu hai detto: chi vuol seguirmi rinneghi se stessa, prenda la sua croce ed entri per la porta stretta. Sono entrata per la porta stretta, Signore. Eccomi. In mezzo alle monache che indossano.